Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo per un nuovo inizio di settimana. Spero che vi sia piaciuto. Scusate. Oddio, il cimurro. Scusate, sono mezzo morto. Spero che vi siano piaciuti i video di Heroes of the Storm. Vi annuncio infatti che adesso una o due volte alla settimana pubblicherò sul canale anche i video di Heroes of the Storm, che mi diverto e quindi mi farebbe piacere che anche voi vi divertiate insieme a me. Poi, urra, 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 perché siamo arrivati a 310 iscritti, ragazzi. Per me è una grande soddisfazione, vuol dire che il mio lavoro vi inizia a piacere. Sono felicissimo e quindi andiamo ai 400 e cerchiamo di raggiungere i 400 il prima possibile. Come sempre, se il video vi piace, mettete sempre mi piace perché così mi aiutate a mettere in evidenza il video e in più condividetelo in modo che mi aiutate ad estendere la rete e quindi mi aiutate a crescere come canale e io ve ne sono sempre più grato. E niente ragazzi, oggi facciamo un po' di classifica. Vi vorrei far vedere un nuovo mazzo che me l'ha ispirato il mio amico della Element, Alox, di cui potreste vedere i video, il nostro video che ho caricato della Element qualche tempo fa, dove facciamo le considerazioni sulla stagione 13 e vediamo alcuni mazzi insieme, lui e Alox. E anche lui è molto bravo, è un hit player di alto livello. E niente, parlando così, ieri mi ha proposto questo mazzo che devo dire mi è piaciuto molto e voglio farvelo vedere così lo potete usare anche voi come un buono spunto, chiaramente. Allora, collezione personale. Il mazzo in questione è un New Tempo Mage, l'ho chiamato. È una versione, magari l'avete vista, magari l'avete incontrata, è quel tipo di mago che gira con i destafiamme, che permette un ottimo gioco di controllo del board, soprattutto contro gli aggro, ragazzi. E devo dire che ranca molto bene, è un bel mazzo, ha un qualcosa sicuramente. Lo andiamo a vedere. Ah, poi premetto, ora dal 13 fino al 10 ho rankato con una nuova versione del Dragon Eggs, ragazzi. E anche questa è molto bella, ve la farò vedere più avanti, però. E poi voglio ricominciare a usare l'Endlock, ragazzi. Quindi vorrei arrivare al 7, al 6 per aprire la strada all'Endlock e vedere fin dove ci porta il caro vecchio stregone mano. Va bene, ragazzi? Allora, niente, andiamo sul New Tempo Mage. Così, aspettate che cambio mouse, che questo non va bene, non so sul Mac. Allora, eccolo qua il mazzo, ragazzi. Lo vedete tutto. Praticamente abbiamo due immagini speculari, due dragoni di mana, due gnomi, due dardi di geli, due portali stabili, due scienziati pazzi, un controincantesimo, due entità speculari, due destafiamme, due pali di fuoco, una mistica e un segatronchi pilotato. Se non avete la mistica potete metterci il doppio segatronchi, se non avete né segatronchi né mistica metteteci magari due yeti meccanici se avete Antonidas, altrimenti anche due yeti normali potete metterci. Poi quindi una mistica, un segatronchi, uno yeti, due draghi di zaffiro, un Lauteb, una Silvana, una colonna di fuoco, un Antonidas, un Dotboom e un Ragnaros. Allora ragazzi, se non avete Dotboom metteteci. Vabbè, Dotboom è importante in un mazzo del genere, ma se non ce l'avete magari cercate sinergie con altre carte, vedete le leggendarie che avete. Vedete le leggendarie che avete, magari non so, vediamo un po'. Potrebbe avere senso metterci anche un campione di Roccavento che vi va in sinergia con le altre carte in tavola. O da usare anche forse come finisher un sicario di Corvolesto, potrebbe averci senso. Potrebbe se magari avete Alestrasa e non avete solo Alestrasa, metteteci Alestrasa. Se
Cro-Magnus, se ce l'avete, potrebbe starci anche bene, tutto sommato, ragazzi. Poi i giganti, potrebbe aver senso metterci un gigante di magma anche, senza problemi. Un gigante di magma fa bene il suo lavoro sicuramente. Allora, poi una cosa che ho notato di questo, mazzo, ragazzi, è che non abbiamo peschini. Potrebbe essere un'idea togliere un ognomo meccanico o un portale, a seconda di quello che volete fare voi, per andarci a mettere l'intelletto arcano. Un intelletto arcano potrebbe far comodo, perché ho notato che a volte si rischia di rimanere senza carte, ragazzi. È anche vero che tutto quello che pescate lo potete usare, quindi non è che dici ho una carta morta in mano. No, però certo, avere magari un intelletto arcano potrebbe risolvere qualche brutta situazione. Allora, io chiaramente ho messo due gnomi e ho messo uno Yeti per avere le carte gadget per Antonidas. Ok, ragazzi, se voi non avete Antonidas potete anche mettere due gnomi contaminati, ad esempio. E magari Antonidas lo sostituite con qualche altra leggendaria che avete, oppure se non avete leggendarie per niente ci potete mettere, che è molto forte in un mazzo del genere, anche l'ogre roccia dura, ragazzi. L'ogre roccia dura è un'ottima carta nei mazzi low cost, perché ha una buona statistica. E poi come finisce il Ragnaros? Se non avete Ragnaros, stesso discorso. Potete sostituirlo con un ogre roccia dura, oppure addirittura se non avete, allora, se non avete Antonidas, ora che ci penso, potrebbe aver senso anche metterci una pirosfera. Una pirosfera senza problemi. E se magari avete Antonidas ma non avete Ragnaros, potrebbe aver senso metterci una pirosfera al posto di Ragnaros, per fare quegli 8, quei 10 danni finali. Ci può stare, ci può stare. Oppure togliete Ragnaros per avere un miglior gioco in early game, magari ci mettete una pecora, un polimorfo. Potrebbe aver senso anche quello, ragazzi. Io l'unico problema che ho notato di questo mazzo è che non avendo il peschino, il mazzo non sempre gira. E infatti, ad esempio, al posto di, se non avete Antonidas, potete metterci invece l'ognomo meccanico anche l'ognomo, quello che fa pescare, il 2-1 con rantolo di morte. Anche quello è valido perché è un buon drop. E Dragonfire ha finito l'eroica, bravo, bravo. Io mi manca ancora quel maledetto Cro-Magnus, ragazzi. È che non ho voglia di farlo, mi ci devo mettere, anche perché devo completare la guida. E adesso lo faremo, magari anche dopo, tra poco. Comunque, parlando delle cose, ritornando in tema. E le varianti, ragazzi, potete crearlo benissimo un mazzo low cost con queste meccaniche. Certo, non avendo il destafiamme potete metterci la maga del Kirin Tor, ad esempio, perché questo è il tempo mage. Se notate, al posto della maga del Kirin Tor è stato messo il destafiamme. Perché il destafiamme? Perché il destafiamme ha delle ottime componenti per tenere sotto controllo il board e ci permette di tenere a bada quei mazzi un po' troppo agro. E niente, ragazzi, ormai ho parlato anche troppo. Vediamo effettivamente come reagisce il mazzo. Facciamo una partita. Facciamo una partita. Un tempo mage. Andiamo in amichevole, che almeno posso chiacchierare meglio e vi tengo più sulla spina. Ecco. Allora, andiamo un po' che ne esce fuori. Jaina contro Garrosh. Vittoria o morte. L'hai voluto. Allora, abbiamo un buon inizio. Ok, io starei anche, ragazzi. È un buon inizio, ci permette di potenziare il draghetto se non ce lo toglie con l'ascia. Va bene. Abbiamo il removal che ci permette di tenere a bada al bordo. Vediamo che ne esce fuori. Sta scegliendo le carte, ragazzi. È quella scelta difficile da fare. Ah,
Ci devo mettere 10 minuti, se no non scelgo le carte giuste. Dai, sbrigati. Buono, abbiamo il secondo draghetto. No, not bad. Speriamo ora che lui non abbia l'ascia, se no ci brucia un po' il gioco. Ma poi del resto, chi non ha l'ascia di primo turno? Io penso non mi sia mai capitato un guerriero che non ce l'abbia. E appunto, eccola qua ragazzi che arriva. Eccola qua che è inesorabile. Proprio inesorabile. Allora, facciamo così. Oh, ragazzi, lui è bello. Lui ci piace, è bello, è dorato, è figo, molto molto figo. Assolutamente. Salutiamo intanto il nostro amico Axio che ci sta osservando. Allora, in questo caso, ragazzi, potrebbe essere un patron. Ancora non possiamo esserne sicuri. Potrebbe essere anche un patron. Però io farei così, ragazzi, perché tanto al peggio abbiamo lui al 4. Quindi facciamo così. Dardo di gelo, gli blocchiamo l'arma e vediamo come reagisce. Che il dolore parli per me. Ok. Non dobbiamo farlo pescare, ragazzi. Quindi noi facciamo così. Puliamo il board. Io sono pronto. Così manteniamo un approccio di board. Entità speculare. Vediamo che cosa mette in campo. Ora un berserker farebbe comodo. Per noi va bene, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, noi facciamo così. Vediamo se abbiamo fortuna. Oh, che bella carta, ragazzi. Un'altra carta interessante. E la facciamo così. Penso che ci odierà, ragazzi. Penso proprio che ci odierà. Allora, facciamo così. Facciamo così. Sono pronto. Vediamo cosa fare. A questo punto. A questo punto lo giochiamo? No, aspettiamo. Facciamo. Allora. Ancora, ragazzi, non possiamo sapere se è un patron o c'è. È facile che sia un patron. È probabile. È molto probabile che sia un patron. Non è detto, ma potrebbe essere. Ok. Allora, un execute l'ha usato, ragazzi. Quindi potremmo anche andare a rischiare a giocare lui. Ce lo toglie comunque con l'arma. Però si prende 7 danni in faccia. E abbiamo dopo campo libero per Ragnaros, volendo. Oppure no, facciamo così. Giochiamo lui. E vediamo quello che fa lui. Andasse a giocare il patron, almeno magari lo possiamo tenere a bada. Che il dolore parli per me. Armatura pronta all'uso.
Allora, andiamo a pesca. Allora, a questo punto potrebbe anche non essere un patron ed essere un control, ragazzi. Mamma mia. Doppio. Doppia arma è molto brutta. Facciamo così. Se ha l'esperto di caccia è facile sia un control a questo punto. Oh, sperando che non abbia un Epsilon. Però almeno non aveva il Green Patron a romperci le palle. Sono resistente. Che pazienza, ragazzi. Allora, è un control. È un control. È un control che l'ha pescate tutte. Il resto. Facciamo così. Il signore del fuoco. Ormai tanto ha pescato anche la Madonna, come si suol dire. Questo è un mazzo midrange, ragazzi, quindi può far fatica contro un control del genere. Però vabbè, io intanto vi faccio vedere il mazzo e come si comporta. Ecco, vedete quello che vi dicevo delle carte? Purtroppo è un difetto che c'è. È un difetto che c'è. Tutto sommato è andata bene. Sperando che non abbia il secondo colpo di scudo. Ah, vabbè, bene che almeno lo togliamo subito, però poteva andare meglio. Poteva andare meglio. Simpatico. Di cosa sono capace? Vediamo armatura un po' che si inventa. Pronta all'uso. Ok, ha provato se... Che il fuoco mi può... Ah, Ragnaros è brutta, ragazzi. Ragnaros è brutta. Vabbè. Che iella. Va bene. GG. E questa è persa. Maledetto, maledetti guerrieri contro. Ah, questo ragazzi è un mazzo creato per affrontare Iago. Non funziona molto bene contro questo tipo di mazzo, anche perché ha avuto culo, ragazzi, perché ha pescato anche la Madonna. Ha pescato tutto, ha pescato. E forse l'errore è stato anche mio, perché io ho giocato pensando che fosse un patron e invece era un patron. Quindi magari Ragnaros forse bisognava aspettare prima di metterlo in campo. Sì. Jaina! Contro Jaina! L'hai voluto tu. La mia magia ti farà apprezzare. Vediamo un po' che facciamo. Allora, l'Arcimago Antonia svia. Il dardo teniamocelo fosse un Mech Mage.
L'immagine speculare teniamo, se c'è trasti il draghetto. Ho gettato il draghetto, ma è di niente. Allora. Io sono pronto! Si penserà che siamo un normale MacMage. Salutiamolo. Salve. E in realtà siamo un qualcosa di diverso. Ok, lui potrebbe essere anche Salve. Lui un tempo MacMage. Allora, o lo pinghiamo. Io il dardo lo terrei, ragazzi. Che cose quasi sono due. Mettiamo due. Che fare? Meglio che togliere. Fare? Meglio togliercelo e vedere chi esce adesso. Vedrete tutti di cosa sono capace. Ok. Allora, facciamo così. Tutti di cosa sono capace. E facciamo. Ragazzi, perché non so da voi, ma qua fa parecchio caldo. Un giorno sarò proprio come te. Ok. Ti spiace se scelgo necessità? Ok. Allora, io farei così. Così. E così. Ha testato se era un contro incantesimo. E ora lo mette lui il contro incantesimo. Gli si è. Gli è entrata addirittura. Già, però non possiamo andare a rischiare, ragazzi. Però vabbè. Ah. Che sia allora un OTK? Un OTK con. Potrebbe essere anche un OTK, ragazzi, a questo punto. Potrebbe essere un OTK. Per OTK intendo quei mazzi che usano Maligos. Non è una duplicazione. E infatti. Vabbè. Poco male. Poco male. E l'altro sarà contro incantesimo. Vabbè. Vedrete tutti di cosa sono capace. Ci ha fatto un piacere. Tutti di cosa sono capace. Ci ha fatto un bel piacere. Allora, per non saperne leggere e scrivere, intanto metterei. Vabbè, che non è che ha molto senso, ma. Andiamo a fare passare. Ok. No, adesso direi di no. Direi che è meglio non giocarla adesso. Finito. Ah, vediamo un po' come si evolve. Ok, hai riguardato se era un contro incantesimo. Ok, gli è presa un po' fretta, ragazzi. Gli è presa un po' fretta. Vabbè, dato si è giocato, io farei addirittura così.
Abbiamo la palla di fuoco per fermare l'eventuale vate della rovina, se ce l'avesse. Sperando che sì, non ce lo dubbio. Ok, si prepara a fare la spazzata. Si prepara per la spazzata. Allora, andiamogli a fregare il... La luce questo non segreto. Fa discriminazione. Barriera di ghiaccio. Speravo che era il blocco di ghiaccio. Ma vabbè, non si può avere tutto della vita. Ok. Speriamo uno spazio adesso. Ok. Uno spazio. Che fortuna. Vabbè, tutto ha giocato. Ma tutto. Non è possibile. È assurdo, ragazzi. Assurdo. Non ho tempo per giocare. Folli! La mia insultiamo. Magia ti farà a pezzi. La mia magia ti farà a pezzi. Starei attento a mettere in campo anche lui, per paura della spazzata. Facciamo così. Ah, era una duplicazione. Che nessuno sopravviva. Forse era meglio se attivavo anche il segreto. Forse era meglio attivarlo il segreto. Meglio mettersi a riparo dal controincantesimo. Questa la tengo se nel caso mi entri Antonia. Ah, che culetto. Allora, in questo caso farei... Attiverei il segreto. Che nessuno sopravvive. Farei così. Bloccherei a questo punto anche... No, a questo punto andrei... Gioco anche lui. Eh sì, e gioco anche lui. Servo il signore del fuoco. Tanto non può fare la spazzata, ragazzi, perché abbiamo il controincantesimo attivo. Mi spiace se scelgo necessità. Quindi preferisco andarlo a... andargli a forzare la mano e farlo bene. Vedete, vedete. Controincantesimo. Mi dispiace. Mi dispiace. Ops. Hai vinto. E infatti si arrende. Beh, ragazzi, il mazzo funziona bene. Come vi dicevo, forse l'unica cosa da aggiungere forse è una è un intelletto arcano per avere, per riempirci la mano quando magari siamo sprovvisti di carte. E un'altra soluzione potrebbe essere metterci anche sto pensando anche un silent. Potrebbe aver senso metterci un silent o un polimorfo, vedete voi, ecco. Quindi per questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il mazzo, mi raccomando rankate tanto, rankate bene, ma questo mazzo ve lo permette, e ci vediamo ragazzi la prossima volta, va bene? Ciao a tutti!